Michele Castellani, uno dei tecnici di San Mariano, di questo progetto che è ripartito quest'anno con tante giovani. Questa sera si disputa una partita della prima divisione. C'è molto interesse intorno a questa squadra perché c'è sia la volontà di fare risultati, ma anche di, diciamo, sperimentare delle ragazze per farle crescere. Quindi un aspetto molto importante che credo che darà da fare. Questa è la prima divisione, è fatta nel progetto che coinvolge anche le altre ragazze che faranno la G, di una crescita tecnica nel gioco e nella crescita tecnica delle singole ragazze. E la prima divisione in particolare è fatta proprio per permettere di giocare, di fare esperienza in un campionato comunque importante in cui si affrontano squadre con giocatrici di categoria anche più alta, e di avere poi delle ragazze pronte per sia i campionati giovanili di Under 16 e Under 18 che sono importanti per noi, sia per la Serie D in cui è il nostro campionato massimo e cercheremo di togliere delle nostre soddisfazioni. Come procede il lavoro? Perché lo dicevo prima, quest'anno è un po' stato un anno zero a San Mariano, no? Si è ripartiti dopo la vittoria della Serie C dello scorso anno, che poi ha generato, insomma, una decisione da parte della società. Qual è l'ambiente che diciamo termometro della situazione in una società che è abituata con le giovani a fare molto bene? Beh, in questo momento, come dicevi, si è ripartiti. Le giovani sono tante perché sono tutte under 18, under 16. E si sta lavorando con il gruppo completo, tutti insieme, sul palazzetto di San Mariano, e sta procedendo con alcuni momenti di difficoltà, però sta procedendo molto bene. Le ragazze sono molto disponibili ad allenarsi, ci alleniamo 4 volte in palestra con la palla e 1 volta con i pesi, più le partite. È un impegno considerando anche la scuola e la giovane età, però finora non possiamo lamentarci della loro presenza e dell'impegno. Poi alcune volte sono giovani e bisogna un po' star sopra col fiato sul collo, perché sennò tenderebbero a sedersi e non è l'età giusta per farlo, visto gli obiettivi che ci siamo posti. Questo lavoro con i tre campi, il gruppo omogeneo, è la prima volta. La collaborazione con altri tecnici c'è stata anche negli anni passati, magari allenando insieme o seguendo dei gruppi insieme. Quindi, però è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare anche negli anni passati, anche con altre esperienze, e che in questo momento è dopo 30 anni qualcosa di nuovo, se no uno si fossilizza. È una cosa molto positiva, allenamenti a ritmi anche alti, e con la concentrazione da parte delle ragazze, anche di noi allenatori, per seguirle e correggerle, notevole, però alla fine è molto motivante questo, piuttosto che magari fare solo il gruppettino e basta. Il lavoro non è nel breve, non è sicuramente il lavoro che si vede subito, cioè nel senso si è vista la crescita di alcune ragazze, specialmente chi magari era meno abituato su certi ritmi, con certi o certi impegni, sia di orari, sia di tempo, sia come intensità nell'allenamento. Per il momento il progetto è a medio-lungo termine, quindi non è oggi, però già cominciamo a vedere dei risultati e fa ben sperare per il futuro. Ecco, la cosa importante è questa: si comincia a vedere qualcosa sperando che, come si dice, se sono rose fioriranno. Ecco.